Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno ragazzi, buongiorno. Comunque io sto sentendo cose assurde. Sto sentendo cose assurde. Voi lo sapete, io porto rispetto a tutti. Ho rispetto di tutto e di tutti. Però addirittura ora devo io essere comprensivo allo stato puro sui giocatori che hanno milioni, milioni, milioni e milioni. Ma voi lo sapete quanto ludopatici ci sono al mondo? E chi se ne fotte di questi giocatori, di queste persone? Chi li considera? Ora perché è Fagioli, perché è Zaniolo, perché è Tonali, dobbiamo fare tutti pietosi con tutto il rispetto. Ma porca puttana, dico io, porca puttana. Sei ludopatico, cioè ludopatico tu ti puoi fare tutto quello che vuoi. Una cosa ti viene detta, non giocare sul calcio. Tu puoi giocare tutto quello che vuoi, ti puoi riempire di debiti per tutta la vita. Sui cavalli, sul tennis, sul basket, sull'hockey, su tutto. Una cosa ti viene detta, non farlo sul calcio. Ma perché io devo avere tutta questa comprensione, scusate. Ma io ho parenti, io ho un cugino ludopatico che si gioca all'inferno. Ma chi ha tutta questa comprensione? Chi? Ora soltanto perché è un giocatore della propria squadra. Addirittura sento un Brambati dire un corona in Inghilterra non avrebbe aperto bocca. Perché cosa avresti fatto? Cioè, Corona se ti ricatta è un infame. Corona se nasconde i soldi è un infame. Corona se ti dice che ci sono giocatori che stanno infangando il calcio è un infame. E mettetevi d'accordo. Cioè, come fa, come la giri, Corona sta sempre torto. Questo perché? Perché c'è il calcio. E allora qui è vero. Toglieteci le pensioni, toglieteci gli stipendi, toglieteci l'aria, toglieteci tutto. Non ce ne fotte una minchia. Ma se te ne ci toccate al calcio, diventiamo pazzi. Si scende in piazza. Perché quando io sento che anche addirittura ora Corona rischia anche la vita. Perché questi nomi detti, il calcio che ha toccato il calcio. Capisci? E questo è il problema. Minchia, una cosa ti si chiedeva, non fare scommesse sul calcio. E che c'è, difficile? Ed è difficile per un ludopatico? Esiste solo il calcio? Porca puttana. Dai, sto sentendo cose assurde, sto sentendo giustificazioni troppo, troppo. Devono pagare, mi dispiace, hanno infranto la legge. Hanno infranto la legge, punto. Ora come se ci sia arrivato, a me non mi interessa, o è stato Corona, che lui Corona, quello, ripeto, quello è un dopo di stiva. Corona ha 1000 agganci, forse più della procura, perché ha 1000 agganci, ha 1000 talpe, e quello fa il suo lavoro, e se non ci sono nomi, questo ve lo dico io tra parentesi, eh? Questo ve lo dico io tra parentesi. Se non ci sono nomi, se non escono nomi, è semplicemente perché Corona si è fatto pagare. Ve lo dico io. Ma a me non mi interessa, è il suo lavoro. Che facciamo come Trezeguet? Facciamo. Ha ricattato Trezeguet. Ma perché Trezeguet cosa stava facendo? Stava piallando. O era in chiesa a prendersi l'ostia. Stava piallando. Quindi sto sentendo giustificazioni troppo esagerate. Hai sbagliato, verrai punito. E lo ripeto, e questa è per Fagioli, perché io parlo poi di Fagioli. Io sono Juventino e parlo di Fagioli. Non mi interessano gli altri. A me non mi interessano gli altri. Io parlo di Fagioli. È una sconfitta per la Juventus. Perché, ripeto, la Juventus lo ha cresciuto questo ragazzo. E non ci posso credere che tu cresci un ragazzo e non sai delle sue patologie, delle sue cose. Suo padre fa il discorso che fa un padre
Non ormai un padre se ne va, vita o morte, sempre a difendere il figlio. E non lo critico, ma non dice cose esatte. Lo capisco, lo farei anche io, perché si difende sempre i figli, è giusto, ma non dice cose esatte. Tu lo sai che tuo figlio gioca. Non è un segreto. Tuo figlio gioca. E fin quando purtroppo poi non succede il patatrac, non si ci sveglia, non si agisce. E per me è una sconfitta della Juventus anche questo. Perché non è come il Newcastle che prende Tonali e si ritrova un ludopatico dentro. Cioè lui è cresciuto da un'altra parte. Lui è cresciuto nella Juventus. Punto. Questa è la verità. Cioè smettetela con queste giustificazioni. Perché hanno 23 anni. E anche cazzo, hanno miliardi, hanno milioni. Non sono ignoranti, non sono incapaci di niente di volere, perché quando ti dici non devi giocare sul calcio, non devi giocare sul calcio. La verità è che si sentono intoccabili, supereroi, Superman, a me me la scoppoli, io faccio quello che voglio. Allora se sei automatico chiedi aiuto. Perché non chiedi aiuto? Perché poi ci sono anche le organizzazioni che vanno a colpire queste persone, è come quando tu dai la droga e poi quello sai che diventa dipendente, quindi tu sai che quello è l'utopato e lo vai a colpire, ma devi chiedere aiuto e non lo puoi sapere se questo l'ha chiesto anche alla società, non lo so. Ma ripeto, sto vedendo troppe giustificazioni da una parte e quello che ti sta raccontando la verità, che sarà un poco di buono messo in croce. Non ti sta dicendo cose false. Ti sta dicendo, e ripeto, io parlo sempre per la Juventus, eh? Ti sta dicendo, Fagioli è ludopatico ad agosto. Punto. Te l'ha detto ad agosto. Io non ho visto la Juventus andare in tribunale, in procura, a dire, sì, è vero, mettiamoci. Lo sto vedendo ora, dopo che è uscito il bordello. E questo a me non mi piace. Comunque ragazzi, una buona domenica, ma se ci incazzate fino alla fine, Allegri out.